Sfatiamo il fatto che la Befana venga di notte con le scarpe tutte rotte, perché le scarpe sono buone, anzi sono anche belle, e poi è pomeriggio, siamo all'Hobby Hall. Questa è la Befana? È la Befana di 6 gennaio, appunto. Quindi quella vera? Quella vera, cioè so io e vengo sia di notte che di pomeriggio, dipende da quando mi chiamano, perché io vado sempre da tutti i bambini, da quelli che mi chiamano, buoni e cattivi, e poi diciamoci la verità, i bambini cattivi non esistano, via. Non esistono, invece esiste la Befana, questa è la Befana per i bambini dei dipendenti COP e lei è la protagonista della nostra trasmissione di oggi. Cara Befana, sì. Siamo due gemellini di Firenze. Ah, figurati. Quest'anno Babbo Natale è stato un po' spilorcio e immaginavo. Davvero? No, spilorcio i regali e ci ha portato poco. Ma noi procediamo con ordine e rispettiamo la nostra scaletta che vuole come primo servizio solidarietà in rete. Com'è vivere in questa casa? Com'è vivere da solo? Una botta. Una grande botta, una soddisfazione e un sogno che si avvera. Per Yuri è una conquista, trovare finalmente uno spazio tutto suo dove vivere insieme ad altri giovani. Siamo ad Empoli, a poca distanza dalla stazione, dove esiste un co-housing speciale gestito dalla Fondazione Dopo di Noi. In via Meucci dal 2014, Casa Righi dà la possibilità a ragazzi con disabilità lievi di sperimentare una vita indipendente. Vengono qui, trovano compagnia, trovano una casa, trovano ospitalità e quindi si inserisce in un rapporto con altri il ragazzo che ha il problema, normalmente il problema autistico, abbastanza leggero, per cui è un modo di stare insieme. Con il taglio del nastro a dicembre l'appartamento è cresciuto. Ora ha un piano in più e può ospitare fino a 7 persone. Parte dei lavori sono stati finanziati dalle sezioni soci COP di Empoli, Fucecchio e Valdarno Inferiore. E adesso entra in gioco la Fondazione Il Cuore si scioglie, che sta per lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela per rendere questa abitazione autogestita ancora più confortevole. Appena ce l'hanno presentato questo progetto si è detto subito che era un progetto interessante, perché poi che c'è di bello che a volte noi si rischia di fare le cose proprio nel luogo della sezione, invece questo rappresenta il territorio e quindi è una cosa importante, abbiamo aderito volentieri perché questi ragazzi perlomeno hanno un tetto dove venire, dove potersi creare una sua situazione tranquilla, autonoma. È una realtà importante per la comunità e vogliamo dare un segno anche come sezione soci di esserci e abbiamo aderito a questa richiesta d'aiuto per ristrutturare il secondo piano di Casa Righi e speriamo di non fermarci qui perché magari, perché no, attraverso la Fondazione del Cuore si scioglie riuscire a fare una raccolta popolare di fondi per poter permettere ancora dei miglioramenti. Quello di Casa Righi è uno dei progetti pensati con il cuore. Quest'anno la Fondazione Il Cuore si scioglie selezionerà 20 progetti di solidarietà proposti dalle associazioni attive in Toscana promuovendo una raccolta fondi su Eppela. I primi 5 saranno online dal 16 gennaio. Oltre a Casa Righi riguardano la cooperativa sociale Sipario di Firenze, la fondazione Danilo Nannini di Siena, la cooperativa sociale Il Simbolo di Pisa e l'associazione Piero Farulli di Firenze. I settori di attività vanno dalla disabilità ai minori abbandonati. La solidarietà correrà sulla rete. Il crowdfunding resterà aperto per 40 giorni, raccogliendo piccole e grandi donazioni. Se sarà raggiunto il 50% del budget, la fondazione aggiungerà il resto. La sperimentazione di questa formula è partita già a dicembre con il primo progetto pilota in Val di Nievole, Acqua Facile, a cui è andato anche l'incasso del tradizionale spettacolo organizzato prima di Natale dalla locale sezione soci COP e dal laboratorio accademico danza. In questo caso la raccolta fondi online va avanti fino al 31 gennaio. Obiettivo: donare alla piscina comunale di Monsummano Terme un sollevatore mobile per rendere accessibili le vasche ai disabili.
Noi invitiamo tutti i giovani, tutti i digitali, tutti coloro che hanno in mano gli strumenti informatici a versare un euro, due euro, tre euro, quello che vogliono, anche mille euro, si prende tutto, quello che vogliono, perché noi vogliamo realizzare questo progetto. Beh, qui stanno evocando la Befana, ma la Befana c'è. Certo, la Befana c'è, sono ormai molti anni, io credo siano più di circa 20 anni che Unicoop Firenze per l'Epifania organizza proprio per i propri dipendenti e per i figli dei propri dipendenti questa manifestazione, questa festa. È anche oggi una festa dove i nostri dipendenti assieme ai loro figli passano sicuramente un pomeriggio di divertimento, un pomeriggio assieme dove si stringono anche amicizie che poi continuano nel corso del tempo. Noi siamo molto felici di organizzare questa cosa perché è una cosa che oramai è entrata nella tradizione quasi della cooperativa e è diventato un appuntamento fisso, dove molti bambini che oramai sono diventati grandi si ricordano ancora questi pomeriggi passati insieme all'Obiol. Spettacoli, laboratori, si sta insieme, si cresce insieme in fondo, quindi credo che davvero sia una giornata da cerchiare nel calendario. Sì, è sicuramente così perché c'è apprezzamento da parte dei colleghi, c'è apprezzamento dei dipendenti, ogni anno c'è sempre una richiesta di continuare a fare questa festa ed è veramente un pomeriggio bello. Una bella idea. È una bellissima idea, sì. Non si può mancare. Non si può mancare, noi 8 anni che si viene ripetutamente a vedere il musical. Un bello spettacolo, bella occasione per stare insieme. Come tutti gli anni. Immancabile? Sì, tutti gli anni immancabile. Nella calza chicche, oggettini in regalo, ma anche un bel messaggio di solidarietà. Sì, gli adulti hanno pagato un biglietto, questo il ricavato dell'intero spettacolo va alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie. E mentre si susseguono le performance sul palcoscenico, noi diamo spazio al secondo servizio in scaletta di questa settimana, Cinemando. C'è nel cuore di Firenze uno spazio culturale che ha resistito alle trasformazioni e che non ha abbandonato la sua missione. È lo spazio Alfieri che oggi ospita cinema, teatro, ma anche gastronomia, design e arti visive. Uno spazio accogliente, vivo, con intensa programmazione e arricchito dal bistrò gestito dai ragazzi di Sepale. Siamo venuti qui per parlare della rassegna programmata per il mese di gennaio e dedicata a un tema che da sempre affascina il mondo del cinema, la strada e il viaggio. On the Road Again è il titolo della rassegna, programmata ogni martedì a partire dal 17 gennaio. Ne abbiamo parlato con il curatore Riccardo Pangallo. Questa rassegna vuole essere un'indagine sui moventi di chi si affida alla strada per ritrovare se stesso. Cosa vedremo in questo mese? Il primo film che abbiamo è un film di Wenders, Non bussare alla mia porta, del 2005, scritto a 4 mani con Wenders e Sam Shepard, che è anche il protagonista. Poi abbiamo Gueros, che è l'opera prima di un messicano, Alonso Ruiz Palacios, film un piccolo gioiello, un film delicatissimo che ha vinto il Festival di Tribeca per la migliore fotografia, bianco e nero. Inoltre abbiamo Locke di Steven Knight, che è alla sua seconda regia. Prima di quel momento è stato sceneggiatore per Stephen Frears e David Cronenberg. I film della rassegna sono previsti il martedì 17, 24 e 31 gennaio alle ore 21:30. Il biglietto a 6 euro, scontato 5 euro per i soci Coop. La rassegna prosegue anche nel mese di febbraio. Anche nel mese di febbraio abbiamo 3 film, uno di Jarmusch, Dead Man, del 95, un film kafkiano per non dire becchettiano. Poi abbiamo Una storia vera che è di Lynch, un film anomalo per Lynch, e per finire Mammut di
di due francesi che sono Benoît Delepin e Gustave de Kervain, con protagonista un inedito Gérard Depardieu. Per la programmazione completa dello Spazio Alfieri, che prevede tra l'altro una stagione di teatro con la direzione artistica di Bustrich, si può consultare il sito www.spazioalfieri.it. Sì, è il primo anno, perché si è provato con la bambina un po' piccolina, si guarda se ce la fa a seguire lo spettacolo. È il debutto per la bambina a tu per tu con la Befana. A tu per tu con la Befana. I bambini si divertono, ma si divertono anche i genitori. Sì, tanto, ci divertiamo. Ma la Befana non porta solo la calza, porta un buon contributo per una giusta causa. Sì, oggi tutto l'incasso di questa grandissima manifestazione chiaramente verrà dato ai Medici Senza Frontiere. Oggi il progetto della Fondazione sarà concentrato sui migranti mediterranei, perché siamo davvero in forte difficoltà. Fondazione che è sempre in prima linea con tutti i progetti anche per il 2017, oltre alla Caritas abbiamo sempre collaborazione con la cooperativa libera delle terre confiscate dalla mafia, dall'Andrangheta, abbiamo sempre progetti più lontani, il Burkina, il Camerun, oltre a questo abbiamo chiaramente costruito una scuola nella zona terremotata e ne costruiremo un'altra nei prossimi mesi, perché comunque anche a noi abbiamo questi grossi progetti, quindi sicuramente tutto ciò che si riesce a fare insieme alla cooperativa chiaramente è dedicato ai progetti. Quindi assai gradito anche l'aiuto della Befana? No, la Befana è ben voluta, anzi a averne di Befana come oggi, perché veramente abbiamo messo un progetto per i Medici Senza Frontiere, 50.000 euro e altri 50 come punto d'arrivo, quindi il nostro obiettivo è arrivare a 100.000 euro a destinare proprio a questa emergenza migrante mediterraneo. Discorso. Amici, non sono mai stato uno di tante parole, però oggi ho ritrovato un figlio e per me questo è un giorno speciale e vorrei che lo fosse anche per tutti voi. Viva Pinocchio! E mentre il palco è costantemente animato, a me non rimane che salutare. Finisce qui la nostra trasmissione, ma per quanto ci riguarda, l'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.